I would like to the presidential party. Very glad to be back. Papa Francesco e il grande imam della moschea Istiklal di Giacarta si sono abbracciati durante il loro incontro di giovedì per discutere di armonia interreligiosa. Sul posto c'erano rappresentanti di sei credi differenti. Il grande imam Nasruddin Umar e il papa si sono trovati all'ingresso del tunnel dell'amicizia, che collega la moschea più grande del sud-est asiatico alla vicina cattedrale. Di fronte alle sfide di oggi rispondiamo con il segno della fraternità, ha detto Francesco nel saluto iniziale. I politici francesi hanno sollecitato il governo britannico ad agire contro la morte dei migranti. La notizia arriva dopo che altre persone sono state viste compiere il pericoloso attraversamento della Manica. Il giorno dopo che 12 migranti sono morti nel naufragio di un'imbarcazione che ne trasportava più di 50. Soit l'Angleterre ferme complètement, bien entendu, ses frontières, soit il sécurise un peu plus le passage, parce qu'on ne peut pas faire prendre des risques aussi importants à tutti ces hommes et ces femmes épris de liberté qui ont fui la guerre et qui n'ont qu'une envie, c'est de rejoindre l'Angleterre. Nel frattempo, al largo delle coste Italiane, la Guardia Costiera ha salvato sette uomini da un'imbarcazione partita dalla Libia che stava affondando. In precedenza, le autorità italiane avevano fermato un'imbarcazione di salvataggio della ONG tedesca Sea-Watch, dopo che questa aveva recuperato quasi 300 persone nelle acque internazionali al largo della Libia. L'Italia sostiene che il salvataggio sia avvenuto senza l'autorizzazione delle autorità libiche, mentre l'ONG ritiene che l'autorizzazione non è richiesta dal diritto internazionale. Invalidare delibere plenum 17 luglio. Impedita sua presenza. La consigliera del CSM Rosanna Anatoli ha presentato al comitato di presidenza del CSM una richiesta di annullamento di tutte le delibere di plenum del 17 luglio 2024, per essere stata impedita la sua presenza alla seduta con azioni che l'hanno terrorizzata, forzata e violentata psichicamente da parte dei consiglieri di Area e DMD. È quanto riferiscono fonti del CSM. Natoli, componente laica del Consiglio in quota Fratelli d'Italia, alcuni mesi fa è stata accusata di aver rivelato atti di inchiesta alla magistrata Maria Fascetto Sivillo condannata dal tribunale di Messina che doveva affrontare un provvedimento disciplinare. I carabinieri della stazione di Acicatena hanno arrestato un giovane di 25 anni del posto, colto in flagranza di reato per la violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e per atti persecutori. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16:30, la centrale operativa della compagnia carabinieri di Acireale ha ricevuto una chiamata d'emergenza da parte di una donna 73enne, la quale, palesemente agitata, ha riferito che suo nipote, un giovane di 25 anni già sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento a seguito di precedenti episodi di violenza, si era presentato poco prima sotto casa sua, suonando ripetutamente e con insistenza il citofono. I carabinieri appena ricevuto l'intervento si sono diretti sul luogo indicato, giunti all'abitazione della donna. I militari sono stati accolti dalla signora visibilmente provata e in preda all'ansia. Rassicurata dalla tempestiva presenza dei carabinieri, la donna ha trovato il coraggio di raccontare dettagliatamente quanto appena accaduto. La donna ha spiegato che, quando il nipote si è presentato sotto casa sua, temendo per la sua incolumità, ha cercato aiuto immediato da parte del figlio, 53enne del posto, che si trovava in casa con lei. Con calma e fermezza, l'uomo, ha tentato di far ragionare il ragazzo, chiedendogli di lasciare il luogo. Tuttavia, il 25enne ha reagito con estrema violenza e minacce di fronte a tutto questo. Il 53enne ha tentato di allontanare fisicamente il nipote ma ne è nata una colluttazione, durante la quale il giovane ha colpito il 53enne alla testa con un manico di scopa. Solo grazie all'intervento di alcuni passanti, che hanno placato quella inaudita aggressione separandoli. Acquisite tutte le informazioni necessarie, i carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche del 25enne, che è stato rintracciato presso la sua abitazione poco distante. Il giovane è stato poi condotto presso la caserma dei carabinieri e a seguito dell'udienza di convalida dell'arresto, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un pusher con oltre 85 grammi di marijuana, suddivisi in 44 dosi, e alcuni grammi di cocaina, suddivisi in 10 dosi. L'attività condotta nel popoloso quartiere del villaggio Zialisa ha visto i militari dell'arma scoprire un 41enne pregiudicato di Catania che aveva allestito un florido commercio di droga, utilizzando come base per lo smercio al dettaglio sia l'abitazione che il corpo scale della palazzina dove abitava. I militari hanno quindi deciso di agire pianificando un'operazione con l'ausilio di quattro equipaggi del nucleo radiomobile. Il pusher, colto di sorpresa, ha cercato immediatamente di limitare i danni consegnando un piccolo involucro a un militare. Dichiarando che quella era tutta la droga che aveva in casa gli investigatori, però, hanno dato inizio alla perquisizione degli ambienti. Infatti è stato trovato un involucro con della marijuana e della carta stagnola. Tipicamente utilizzata per il confezionamento delle dosi singole. Inoltre, i carabinieri hanno deciso di ispezionare il vano scala dell'abitazione, trovando un borsello con al suo interno altri involucri di carta contenenti marijuana e 720 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e messo agli arresti domiciliari. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia hanno denunciato due pregiudicati catanesi di 51 e 54 anni, responsabili di furto in concorso. Nello specifico, i due catanesi avevano deciso di dedicarsi alla vendita di angurie, massimizzando il loro profitto poiché approvvigionatisi della materia prima direttamente dal produttore, a costo zero. Nella notte, infatti, l'equipaggio della radiomobile, intorno alle 1.30, perlustrando l'asse diario della SS 417 nel territorio del comune di Ramacca, ha notato in lontananza una Ford Focus Station Wagon, che procedeva in direzione di Catania con andatura stranamente moderata, come se trasportasse un carico particolarmente pesante. La gazzella si è quindi avvicinata alla Focus e i militari, notando all'interno dell'abitacolo due uomini, hanno loro intimato l'alta azionando i lampeggianti. In vero però il conducente anziché ottemperare, ha pigiato sull'acceleratore ingaggiando un inseguimento dei carabinieri che, però, ha avuto un veloce epilogo poiché la vettura dei fuggitivi appariva penalizzata nella stabilità, a causa del peso trasportato. Sono stati pertanto immediatamente bloccati e controllati dai carabinieri, i quali hanno constatato che l'intero abitacolo era stracolmo di angurie per un peso complessivo di circa 500 kg. All'interno dell'autovettura i carabinieri hanno altresì rinvenuto arnesi atti allo scasso ed alcuni coltelli da cucina, verosimilmente utilizzati per recidere le angurie dalle piante, mentre i due fermati. A margine di ciò, inoltre, i carabinieri hanno ulteriormente proceduto nei confronti del 51enne, proprietario della Ford Focus, in quanto priva anche della copertura assicurativa. Le previsioni per venerdì 6 settembre 2024 di Globus Television. Venerdì: pressione stabile sulla nostra regione. Giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo: infatti, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 37 gradi. Valori notturni in locale aumento. Venti variabili. Mari: Mar Tirreno quasi calmo, Mar Ionio mosso, Stretto di Sicilia poco mosso.